Ragazzi, dobbiamo fare un colpo grosso perché è un po' che non saliamo su di punteggio. Siamo intorno ai 110. Ok, primo è partito. Giro ok, perfetto. Si parte molto molto bene. Questo qui è bello grande, lo fottiamo. Oh mio Dio, abbiamo fatto il devasto. Tutto è per... addio, basta. Gioco da solo praticamente. Giochiamo da soli a sto giro. Ci rubiamo tutto molto molto bene. Salve a tutti ragazzi, sono Piaz, bentornati nel mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo video di Slither.io. Ragazzi, il primo video è andato davvero benissimo, abbiamo fatto 4000 mi piace, che sono davvero davvero molti. Oggi vi andrò a portare un gameplay e vi spiegherò, almeno dal mio punto di vista, 5 buoni consigli per riuscire a scalare la classifica. Ovviamente io sto facendo quest'intro dopo aver già fatto il gameplay, così da avere un attimino in mente già la situazione. Ovviamente ho miniatura e titolo, sapete già l'esito, ma l'importante è concentrarsi sui 5 consigli e guardare un pochettino il mio gameplay. Ragazzi, potete lasciare un mi piace, proviamo ad arrivare a 2500 mi piace per questo video. A sto giro ci teniamo un po' più bassi. Partiamo subito con il video ragazzi, ma prima sigla! Il bello di essere così piccolini ragazzi è che se siete un po' abili a giocare, fate il culo a quelli grossi. Se siete un po' che suona male, però vabbè, se siete un po' abili riuscite davvero a distruggere quelli grandi. E solo che ho visto che il gioco non è uscito da molto, quindi molti non sanno tantissimi trick e tantissime combo. Io mi sto drogando di video di americani davvero fenomenali, sto imparando tantissime cose. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Intanto io prendo tutte la massa possibile. Lui vuole fotterci e noi lo fottiamo così, ragazzi. Vabbè, perfetto, devo dire. Abbiamo una massa interessante, ragazzi. Vi ho tagliato tutta la parte prima, i 10.000 punti prima, perché secondo me dai 10.000 in giù è noioso. Io sul mio canale volevo portare solo gameplay di spessore, chiamiamoli così, e quindi insomma solo quando arriva un punteggio decente. Mio Dio, ed è morto. Ok ragazzi, questi qui sono alcuni trick interessanti. Praticamente riuscire a stringere l'avversario sul bordo e farlo sbattere. Siamo a 12.000. Siamo entrati adesso in leaderboard, che non è male. Non è male. Cominciamo a scalare le classifiche ragazzi. I consigli ragazzi possono essere quelli di... Oh mio Dio. Ok, scusatemi l'enfasi, ma giocare, dare consigli, anche se non sono chissà che fenomeno, e stare attento al gioco non è facile. Non è facile. Intanto prendiamo la massa. È quello di innanzitutto non giocare per arrivare subito in leaderboard. E dici, Piazza, che consiglio di merda è? Un attimo, ora cerco di articolarlo. Molti ragazzi cominciano la partita e partono subito fiondati a voler arrivare primi. E no, innanzitutto vi dico che ho un'estensione di Google Chrome installata, quindi posso zoomare indietro. Me l'avete chiesto in moltissimi e vi dico semplicemente che è un'estensione di Google Chrome. Comunque, tornando a noi, vi consiglio di non andare verso il centro e prima di essere arrivati per l'appunto almeno a 5-600 di massa. Perché verso il centro, e qui ci ricolleghiamo al secondo consiglio, verso il centro e non sotto i 500 di massa, perché il centro è il fulcro del gioco. Principalmente il centro del server, che vedete la mappa lì a destra, è dove si concentra la maggior parte del gioco. Ergo, se non siete super enormi, non vi consiglio di fare cose strane lì. E inoltre, se siete, oh mio Dio, se siete grandi dovete essere anche molto molto abili, perché andrete molto più pieno rispetto agli altri. Quindi andate in centro, sì, ma occhio, perché bisogna essere attenti. Potremmo fare una circle trap a lui, sostanzialmente riuscire a fare il giro intorno a un serpente, ma mi sembra un po' rischioso, perché quelli più piccini tendono molto ad aspettare e poi infilarti all'ultimo, come ho fatto prima. Non so se vi ho montato la clip in cui ho tagliato la strada al tizio verde, mi pare fosse, in cui ho provato a farmi il giro. E infatti uno dei consigli che vi do è questo: se siete piccolini ragazzi, cominciate a girare su se stesso, su voi stessi. Così, piccolini intendo 1200-1500. Così quelli più grandi cominceranno a farvi il giro, e quando stanno per chiudere il cerchio, voi tagliate la strada proprio di netto a quelli più grandi. E così in modo da riuscire a farli fuori e prendere tantissima massa. Poveretto, quello si è schiantato. Dobbiamo riuscire ragazzi a fare qualche magia, perché altrimenti non riusciremo mai a salire nei primi po'. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio.
Ok, ragazzi, quando si gioca a Slither bisogna davvero essere a mille occhi. Ha sbagliato, non ci credo. A momenti lo fregavamo questo, raga, va che lo freghiamo. Va che lo freghiamo, gira. Oh, oh mio Dio, me la sto vedendo brutta perché devo prestare molta più attenzione al gameplay. Solo che non voglio star zitto perché altrimenti è noioso. Il quarto consiglio che posso darvi, ragazzi, è appunto un attimino. Ok. Un consiglio interessante che lo allego come extra è quando esplode qualcuno, come in questo caso, voi non andate addosso alla massa mai, ma fategli il giro, come ho fatto io in questo momento. Fregatevi di andare addosso, non ve ne frega niente voi di andare addosso alla massa, perché ovviamente non sarete gli unici ad andare addosso alle palline, quindi avrete sempre un verme dalla parte opposta. Se invece riuscite a fare il giro, avete piazza, ma così il serpente che va a rubarmi la massa mi ruba tutto. Sì, ma se voi riuscite a fare il giro, lo... Oh mio Dio, mi sono fregato da solo. Piano. Sì, ok. Ok, dai che sbaglia lui. Però appunto se riuscite a fargli il giro, come in questo caso, vede. Che rischio! Ok, io gli ho fatto il giro in questo caso. Non sono andato direttamente verso la massa, perché altrimenti questo qui, piccolino, essendo più veloce, mi fregava, ma sicuro mi fregava, perché sterzava in molto meno tempo di me. Intanto siamo over 20.000 e siamo secondi nel server, che non è male. Il primo... Oh mio Dio, indovinate chi è primo nel server? Molto molto bene, ragazzi, 24.000. È ancora bassino come punteggio. Non è neanche il mio record personale 24, ma è interessante. E probabilmente questa partita qui finirà su YouTube, perché non è male 24.000. Non so quale sia il record italiano. Penso sia sui 40.000, non lo so, non lo so, sto immaginando. Penso sia sui 40-50.000, non so. Fatemelo sapere voi, se magari avete voi un record vostro personale. Me lo scrivete qui sotto e vediamo un attimino di confrontarci. E ovviamente un consiglio che posso darvi, e rientra nei consigli di grazie al cazzo Piaz, che suona anche è molto, oh mio Dio, è molto bello da sentire, è tranquilli, cioè giocate con calma. Ok, qui vi ho fatto vedere una circle trap o trap, dipende come volete pronunciarlo, abbastanza interessante, però non fate questa cosa perché è troppo piccolo, ragazzi, rischiate di rimanere fregati. Dio, mio Dio, Poteva fregarmi. Inoltre, facendo questo trick, vedete, provano gli altri a chiudermi. E quindi intanto io me ne vado su a 30.000. Se voi cominciate a fare il giro su voi stessi, molti altri più grossi o anche più piccoli, perché facendo il giro vi raggomito la osba. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, non pensavo di farcela. Intanto andiamo over 30.000. Attenzione, primi nel server con distacco verso i 40.000, ragazzi. Se ci arrivo, il 40.000 sarebbe un mio record personale. 40.000 non penso di averli mai fatti, e penso anche che sia abbastanza. Ok, siamo primi con un po' di distacco, aggiungerei anche dal secondo, cioè non troppo, però abbastanza. E sarebbe interessante provare un roto 50k, che mi sa che è anche una serie che vorrei portarvi appunto sul canale. Solo qui, ragazzi, siamo troppo grandi. Io comunque... Aia, vedete, in questo caso non abbiate fretta nell'andare verso la massa. Io per esempio adesso non potevo fare il giro intorno, e quindi, oh mio Dio, quindi ho preferito lasciar stare. Se siete così grandi, ovvero over 30.000, over 20.000, Cristo, non fate l'errore di andare addosso alla massa come sto facendo io in questo momento. Oh Cristo. Io, ragazzi, no, gira, no, non ci credo. No, non ci credo. Non ci credo, Dio, che erroraccio, Dio, che errore. Ragazzi, per questo video è tutto. Se avete letto la scritta mod è perché è l'estensione di Google Chrome che mi permette di zoomare indietro e avanti. Purtroppo giocando in live e commentando in live si fanno degli errori madornali come quello che avete appena visto. Ovvero non prestare attenzione al gameplay e al gioco, e sconcentrarsi e morire da primi nel server a 35.000 punti contro uno che era spawnato 30 secondi prima. Purtroppo questo gioco è anche questo. Ragazzi, i consigli non sono numerati, sono consigli che non vi sto dando perché sono un top player mondiale. No, assolutamente no. Sono consigli che ho visto anche da altri americani, e io l'ho provato su me stesso, infatti sono arrivato a 35.000, che secondo me non è male. Fatemi sapere voi qui sotto, ragazzi, nei commenti a quanto siete arrivati. Se siete arrivati più in alto, quant'è il vostro record e quali tecniche utilizzate per uccidere quelli più grandi. Avete visto qualche trick interessante per far fuori quelli più grandi?
non sono complicati. Ovviamente non è che la terza partita riuscirete a fare cose che ho visto io su YouTube. Per esempio c'è Arcade, che è un fenomeno. Se non sapete chi sia, cercatelo su YouTube. Ha circa 2 milioni di iscritti e penso sia uno dei player migliori al mondo. Io ho imparato davvero tantissimo da lui e sto provando, ma non ci riuscirò mai, a fare ciò che fa lui in Italia, anche se mi sembra un po' complicato. Questo qui ragazzi è il video di Slither.io di oggi. Io spero di poterne portare altri perché il gioco è molto molto interessante e valido. Inoltre mi ci diverto tantissimo e possiamo confrontarci con record e consigli. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Da Piazza è tutto, ci vediamo come sempre domani. Vi ricordo di passare dal mio secondo canale qui sotto in descrizione, sarà il primo link. Ci vediamo domani, ciao!